Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo. Non vedevo l'ora di intervistarla. Che bello ad avere a Radio Bruno Rita Pavone. Ciao. Ma grazie, Rita. Grazie Giorgio, allora, veramente grazie per l'invito. Ma ci mancherebbe. Continuavi a cantare all'inizio. Niente, non succede niente. Invece è successo di tutto. Standing ovation per la tua esibizione. Ti sei emozionata. Una grinta incredibile, un pezzo bellissimo. Grazie. Sono molto doppiamente felice perché me l'ha scritto mio figlio e mi fa piacere che abbia capito, abbia scritto qualcosa che in realtà mi appartiene. Io vengo da una generazione che ha amato sempre gli artisti rhythm and blues, Sam Cooke, Bobby Darin, Jerry Lee Lewis, Elvis Presley, no? E trovare qualcuno che scrivesse, mi riportasse alle origini, origini che poi sono state falsate da un pop che andava all'epoca, no? E riportarmi oggi è veramente una botta di adrenalina, sì. Ma una botta di adrenalina e di energia, ma come fai, Rita? Cioè, veramente, ne hai più di tutti, non so, gli altri concorrenti, di tutto il pubblico che c'è in sala, incredibile. No, lo so, è una cosa che mi appartiene, non me ne rendo neanche conto. Ieri ero terrorizzata dalle scale. Quelle scale ti mettono il terrore, dici vai piano, non importa quando arrivi, l'importante è arrivare sana. No, per il resto è forse perché amo molto il mio mestiere. Io lo faccio come se facessi, in realtà no, io non sono in gara, io sono all'inizio di un concerto. Che meraviglia, bellissima frase. Diciamo così, ti hanno fatto un pochino sospirare questo festival, sì. Dopo tanto tempo ti hanno chiamato quasi per ultima e tu credevi quasi ad uno scherzo, perché sì, l'alloggio è domani. Io avevo mandato un probinaccio ancora tempo addietro, penso alla fine di ottobre, prima di novembre. Poi ho detto, vabbè, poi ho fatto tutte le cose in regola, facendo tutto quello che bisognava fare. Poi ho visto una lista di nomi, il mio non c'era, e ho detto vabbè, saranno 47 e diventeranno 48. Poi invece due giorni prima della Befana mi arriva una telefonata, vedo Amadeus, e ho pensato che lui volesse, in maniera molto carina, scusarsi, guarda, e mi fa, sai, esordisce così, tu mi avrai odiato probabilmente. Io ho detto, no, guarda, ma io sinceramente le persone le divido tra le categorie, faccio un bel distinguo, il professionista e la persona. La persona era adorabile, non andava bene al professionista, non c'è un problema. Dice, no, ma tu ci sei. Io mi sono attaccata al muro, come ci sono? Ma in quel momento non era tanto perché c'ero. Perché ho detto, oddio, ci sono, ma due giorni io devo farmi i capelli, infatti, devo andare vestito, tutto passava davanti agli occhi. No, io sono molto felice che lui ha ascoltato la canzone, che non ha guardato le mie rughe, ha guardato quello che sono io, e questo è molto importante, perché all'estero non si fanno i conti anagrafici, all'estero è quello che tu dai e come lo dai. E il resto non ha importanza, e questo dovrebbe accadere anche in Italia, e lui l'ha fatto cadere, e io gliene sono veramente perennemente grata. Molto bene, tra l'altro, cioè, ci mancherebbe, non solo comunque sei un simbolo della musica italiana, ma poi ti sei messa anche in gioco, perché non è da tutti grandi poterlo fare. Ma è bello fare. Questo, no, andare lì, ho già 3 anni fa mi ha mandato prima la carriera, è stato bellissimo, anche lì Standing Ovation, è stato, però quando tu giochi le tue carte è una botta di vita notevole. Parliamo della carta di giovedì, del duetto. Allora, il duetto lo faccio con Amedeo Minghi e con una canzone che non fu fortunata, credo arrivò per ultima. Ma io rincontrai lui proprio negli studi dell'RCA con questo brano e gli dissi, hai un brano bellissimo. E lui disse, no, speriamo che vada bene. Così non è stato, invece è diventato una canzone importante, la canzone di un momento della nostra vita, della nostra rinascita. Io sono nata nel 45, avevo 5-6 anni e allora però vivevo alcuni aspetti, io ho ancora nella mia memoria alcuni piccoli flash di quell'Italia di allora, di quella Torino di allora. Questa canzone io la vedo come un bellissimo ritratto colorato. E riportarla fuori alla memoria è uno dei brani più belli che abbiamo in Italia, con un artista che è signore e un maestro. Di cappello, quindi una scelta meravigliosa.
Rita, ieri dopo l'esibizione, la prima telefonata, il primo messaggio, insomma, la cosa che ti ha emozionato di più? Allora, beh, soprattutto a casa mia, io già gioco in casa, ma sentire che i miei erano contenti. Ma devo ringraziare Adriano e Claudia Mori, Adriano Celentano, che mi hanno mandato un bellissimo messaggino, Morandi, ma poi tanti amici, è stato molto bello ieri sera perché c'era una... la solidarietà dei tuoi colleghi. Questo colpisce perché non accade molto spesso. È la gente intelligente, la gente che sa, conosce il suo status quo, non c'ha bisogno di dimostrare niente a nessuno. E se fa un complimento a un altro, è un complimento vero. Grazie Rita, è stato un piacere per anche la tua per energia, me. Per grazie. La tua canzone stupenda. Grazie, questo... sono veramente molto felice. E davvero, perché si capisce che la musica è nel tuo DNA, che ti dà... I got it. You got it. Grazie a Rita Pavone. Grazie a voi, grazie. Ciao a tutti, grazie mille. Radio Bruno al Festival di Sanremo. In collaborazione con l'Isola dei Tesori, Grissinbon, Renault Franciosi, Nutrileia, ODS Giocattoli, Ital Pizza, Biper Banca, Marlù, diversamente tu.